Il raggio che si muove trasversalmente rispetto al moto della Terra forma un triangolo, mentre quello che si muove secondo il moto deve percorrere una distanza minore in una direzione, ma maggiore nell'altra. Nel viaggio di ritorno, il raggio che si muove nella direzione del moto ha un percorso leggermente più lungo. Per questo il raggio che si muove trasversalmente dovrebbe vincere sempre.